Ma è sicuramente una grande, un po' come chiudere un cerchio che per fortuna non si chiude, ma insomma io ho cominciato, come dicevo, a 24 anni con Fellini e quindi ricevere oggi un premio è sicuramente, nel suo nome è sicuramente un motivo di grande orgoglio, di onore, insomma è un regista immenso, un regista di cui vediamo sempre di più, fra l'altro, e quanto poi sia stato generante per chi è venuto dopo, cioè apparentemente unico, ed è sicuramente unico, però stiamo scoprendo che in realtà accanto ai grandi registi del realismo, lui ha dato molto e ha costruito dei modelli che oggi vengono, secondo me, raccolti da giovani. Ha creato uno sguardo, ecco, che è il massimo che si possa fare. Beh, è un festival meraviglioso questo, cioè, sono energie incredibili, c'è un'organizzazione fantastica, non si è perso un colpo. E devo dire, cioè, è da chi dipende, naturalmente da un direttore d'orchestra che si chiama Laudadio, Felice, insomma, ed è, il nome lo dice tutto, è Felice, per cui è un festival molto felice, ha grandi energie, coinvolge un sacco di la città, si fa cultura e questo è molto importante, insomma. Del grande Ennio Morricone. E dal primo film io ho lavorato con lui, perché l'avevo conosciuto perché avevo scritto un film con Sergio Leone, c'era una volta il West. E poi quando praticamente stavo finendo il film, gli chiesi se avesse voluto fare la musica per me. L'ho visto all'inizio un po' perplesso, però poi mio padre pure intervenne come produttore, che erano amici, e lui disse va bene, la faccio. E mi fece una grande sorpresa. La maggior parte del film la musica è stata improvvisata senza copione, senza spartiti, senza niente. E loro improvvisavano così, come la scena, secondo la scena, ognuno era un gruppo che si conosceva, quindi aveva una certa unione. Non capita spesso nei miei film di avere della musica improvvisata. La musica si compone prima e poi si mette nei film. Invece lui l'improvvisò e mi fece capire anche che bisognava sperimentare, che sperimentando si arrivava a dei risultati molto interessanti. The good thing about working at this soundtrack was also the place where we worked, probably, because we were working in a very small wooden cabin on a nice little plateau, and we were on one side we could look into the mountains, and the other side we could look into the sea. And it was not made to be a studio, but we put in just a tiny mobile setup. So we put some microphones, they were hanging from the ceiling, and just we had a laptop and very small speakers. And we And were it was just us, like an old couple, the whole yeah, time. like we were going there with a car through the serpentines every day. And also, we were really inspired by the visits we paid to the set. You know, we did a lot of, yeah, we didn't know how the pictures would turn out, but we didn't see any pictures before we composed the music, right? So we were more on set and getting the vibe and the spirit of the whole thing. Us coming from a totally different world, being musicians, we are always in contact with our audience because we play on stages and we get the result, the reaction from the people. And the more I go to film festivals, the more I understand that this is when people who make films get in touch with their audience. So for me, it's
it's also a very good and nice opportunity to travel around and be in touch with other people making, working in film, and also being in touch with a film audience. I'm just, in general, always not too euphoric about prices in general, because I think that is, I don't know, it can also make you unhappy, you know, if you don't get a prize. So whatever price it is, I'm trying to like stay kind of like not too affected by it. But the fact that you can go to a festival, to Bari, and be with people who love film and work in film is pretty amazing, actually. Allora, il soggetto nasce dalla storia, dalla vita, dai patimenti di Fahim, direi, che è un giovane ragazzo italiano di origine bengalese, nato e cresciuto a Torpignattara, che è il quartiere in cui vivo anch'io, e racconta, diciamo, il suo rapporto con le relazioni e con il sesso, considerando il fatto che lui è musulmano, in quanto tale non dovrebbe avere rapporti sessuali prima del matrimonio. Quindi un po' un racconto di formazione sentimentale in questo senso, insomma. Molto bene, sì. La Puglia, diciamo, è già stata battuta da me e Matteo nel racconto dei racconti. Girammo a Gioia del Colle per tantissimo tempo, a Castel del Monte. La Puglia comunque è una regione molto, molto competitiva a livello professionale, ma a livello paesaggistico offre comunque tantissime possibilità. I posti che abbiamo trovato sono comunque incontaminati, e quindi per questo film ambientato nella seconda metà dell'Ottocento è stato molto importante, insomma, molto molto utile.